Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sempre dedicato all'uncinetto e al lavoro a maglia. Oggi sono qui con voi con questo fai da te dove andiamo un attimino a vedere come vado a collegare il mio collo al colletto che ho fatto. Questa parte lavorata è quella che io ho già realizzato e sistemato e mi prendo questo video per farvi vedere come attaccare un colletto. Questo e procedimento è molto molto facile e anche molto molto veloce, si realizza davvero in pochissimo tempo, anche perché io devo solo farvi vedere come vado a sistemare insomma il mio colletto. Utilizzo sempre la Volley Hex Charity e per fare questo colletto qui ho utilizzato due gomitoli, quindi in tutto 100 grammi. Più o meno quando arriviamo al collettino, lì ci rimangono gli ultimi 50 grammi, quindi 150 grammi per la parte di sotto e poi 50 invece per la parte di sopra. Molto comodo anche per il lavaggio, si presta al lavaggio a 40 gradi, se vi può interessare insomma. E per lavorarlo qui consigliano un uncinetto da 4, ma io invece per questo lavoro qua vado ad utilizzare quello da 5. Vedete, 4 e mezzo, io invece utilizzo quello da 5. Questa parte l'ho realizzata in un altro video, non qui insomma. Io oggi vi faccio vedere solo come vado a fare questa parte qui, la parte del mio colletto, che è molto molto facile. Comunque direi che possiamo fermarci un attimino qui e possiamo tranquillamente andare a vedere come lavorare il nostro colletto. Ok, qui davanti a me c'è questa parte che io ho già realizzato e questa qui che voi vedete è l'ultima riga, che è la 34esima, quindi per quanto riguarda la lunghezza di questo collettino qui, noi arriviamo a 34 righe in tutto e dalla 34esima io vado a realizzare insomma il vero e proprio colletto. Vado quindi a collegare quest'ultima parte, che vedete qui, con l'altro angolino, così, vedete, in questa maniera. In maniera molto lineare. Qui comunque, ecco, come avevo detto prima, gli ultimi 50 grammi circa si trovano esattamente qui. Sono gli ultimi 50 grammi di gomitolo. Di 150 che ho già usato. Allora, andiamo a vedere un attimino assieme. Sempre il mio uncinetto da 5, come avevo detto prima. Vado ad unire . Comincio a fare la mia riga, la vado a fare alta, 2 catenelle. Andiamo a lavorare delle magliettine basse, ma come le lavoriamo dobbiamo rispettare un po' di punti. Dobbiamo rispettare questa catenella qui e vado a fare la maglia mezza alta. Poi andiamo a vedere qui, sotto la maglia alta, sempre magliettina mezza alta, anche di qua. Sotto quest'altra magliettina alta, rispettiamo sempre questa magliettina, andiamo a fare la maglia mezza alta. Dobbiamo fare un attimino attenzione a come le posizioniamo, insomma, perché non dobbiamo saltare pezzi. Rivediamo anche questo. Qui, dove ho l'attacco. Qui, dove ho la magliettina alta. E continuo sempre così, dove ho la catenella, dove ho la magliettina alta, e vado avanti sempre in questo modo, rispettando tutte queste parti. Vedete, gettato qui dove ho il puntino. Bisogna sempre fare attenzione perché questo qui non si vede molto spesso se io tiro. Questo qui è molto più evidente, questo con la maglia alta. Attenzione qui, dove ho il raccoglimento, magliettina mezza alta, e di qua sempre magliettina mezza alta. Ok, la parte sopra sì, io vado sempre a lavorare tutte magliettine mezze alte, come ho già detto.
l'unica parte qui sotto, facciamo attenzione, gettato nella maglia alta, gettato dove ho l'altro raccoglimento qui. Non c'è mai tanto spazio di differenza tra una maglia mezz'alta e l'altra maglia mezz'alta, è tutto molto lineare. Continuo così fino alla fine della riga. Così arrivo alla fine della mia righetta, vedete sempre gettato rispetto a tutti gli spazietti. Magliettina mezz'alta e ultima magliettina mezz'alta, anche qui, nella prima, diciamo. E così do la base per poter poi sviluppare il mio colletto. A questo punto, queste due parti le vado ad unire assieme. Vado a fare quindi un giro per intero. Gettato, mi infilo qui, dove io ho la magliettina mezza alta, e unisco con una maglia alta. E a questo punto io vado a lavorare tutte maglie alte. Però come lo faccio? Vado a farle da davanti e da di dietro. Guardate con me. Da dietro e da davanti. Praticamente vado a passare in mezzo alle maglie mezze alte che ho creato prima. A volte passo da dietro, a volte passo da davanti. Vedete, gettato. Gettato da dietro. Gettato da davanti, che è quella regolare, vedete, gettato da dietro. Faccio questo zig zag intorno alla maglia mezz'alta e invece poi l'altro invece lo faccio normale come faccio la magliettina alta di solito. Io continuo in questa maniera e vedete che poi per tot righe, lavorando sempre così con la mia magliettina alta, alternando sempre da davanti e da dietro, vado poi a realizzare il tutto. Vedete, qui c'è la parte dove ho unito, che è un po' morbidina, infatti, perché ci ho attaccato la magliettina alta. E poi qui c'è tutto il mio colletto che rimane aperto dietro. Questa parte non viene completata in camera, difatti off camera poi io vado a rifare tutto il mio colletto, lo posso fare fondamentalmente alto quanto voglio. Questo qua sono 6, 7, 8.
fatto 9 righe, ho fatto, sì. E insomma, questo qui era il procedimento. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse, io vi invito a lasciare un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi perché io qui faccio tantissimi video simili, sempre dedicati al fai da te e all'uncinetto. Noi ci vediamo molto molto presto con dei nuovi video e delle nuove idee. Io vi saluto, ciao!